I presepi in vetrina in corso Vittorio Emanuele, in un tratto dei più belli della nostra città, nel pieno rispetto delle regole dettate dalla pandemia e quindi nel rispetto anche della tradizione, perché siamo arrivati alla 16ª edizione della mostra dei presepi. È un invito a tutti i cittadini di Seni a venire in centro storico a fare una passeggiata per ammirare i presepi e per ricominciare a frequentare. I cittadini devono riappropriarsi di quello che è nostro. La città è nostra e la dobbiamo vivere tutta. Grazie quindi ai presepisti. Sì, l'inaugurazione sarà domenica 13 alle ore 17:30. E allora sì, quest'anno a causa della pandemia diciamo abbiamo pensato insieme all'assessore Natale di ravvivare il centro storico e quindi tutte quelle vetrine sfitte che gentilmente ci hanno messo a disposizione gratuitamente i proprietari, dove allestire i nostri presepi. La nostra associazione ormai insomma la conoscono un po' tutti, abbiamo dei presepi bellissimi, ognuno con un genere diverso. Certo quest'anno saremo molto di meno rispetto all'anno scorso. Alla biblioteca abbiamo contato 56 presepi, quest'anno conteremo di averne una ventina, insomma più o meno, però tutti i presepi di qualità, tutti i presepi belli. E quindi a partire dal giorno 13 di dicembre, dove alle 17:30 inaugureremo diciamo questi presepi in vetrina, fino al giorno 6 di dicembre saranno diciamo visibili a tutta la cittadinanza. Quindi ecco, colgo l'occasione per invitare la cittadinanza a partecipare. E colgo anche l'occasione, nonostante le difficoltà che stiamo vivendo, di ringraziare i miei presepisti che con veramente sforzi in mani stanno cercando di allestire questi presepi. E un grazie particolare va anche all'assessore Natale, che si è spesa veramente tantissimo affinché questa iniziativa potesse aver luogo. Presento, mi chiamo Antonio Bruno, sono un presepista e ringrazio quest'anno l'amministrazione comunale, Marco, che si spende come presidente dell'associazione presepisti per cercare di dare in questo periodo particolare lustro a queste opere d'arte. Io li chiamo delle opere d'arte. I miei presepi quest'anno sono esposti, che ho esposto sono, rappresentano un tronco d'albero, il tronco d'albero che praticamente rappresenta la vita spirituale, il percorso della vita spirituale dell'uomo. Si parte da terra e si arriva fino in alto, dove io normalmente nei miei presepi pongo la natività in alto, mai in basso nella grotta. E poi c'è un classico di sughero e legno, un presepe diciamo tradizionale, dove è rappresentato sempre questo percorso della vita, a salire le difficoltà, il cammino della nostra vita, fino ad arrivare alla natività che è posta sempre in alto, e accanto il Tempio di Erode, che rappresenta proprio la storia biblica. Poi frontalmente un televisore particolare, un vecchio televisore dove io ho realizzato all'interno un presepe. Io lo definisco il vero spettacolo della vita, la nascita di Gesù.